4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, braccia parallele al pavimento, rimango immobile con il braccio e con il gomito, alzo la mano e ruoto in basso, come se stessi facendo un tergio di cristallo, salire e ruoto in basso, 2, 3, 4, petto aperto, 5, 6, 7, 8, al contrario passo da sotto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Tocchi cielo terra, quindi apro leggermente le gambe, mi allungo verso il pavimento e poi ritorno su allungandomi verso il soffitto. Scendo, schiena dritta, salgo, 1, 2, posso piegare leggermente le gambe, 3, per tenere la schiena dritta e toccare il pavimento, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, torsioni con molleggio, piedi larghezza del bacino, pollici all'altezza del petto, gomiti all'altezza delle spalle, ruoto, la torsione parte dall'ombelico in su, molleggio, torno e vado dall'altra parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Facciamo 10 squat controllando bene la discesa, piedi larghezza del bacino, punte dei piedi verso l'esterno, apro il petto, avvicino le scapole, scendo piano e salgo, 1, 2, 3, 4, 5, scendo piano, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci mettiamo a terra. 10 crunch o 10 sit-up, come preferite, quindi comunque addominali, in uno stacco bene tutta la schiena a terra, negli altri solo le spalle. Ognuno la versione che preferisce, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci mettiamo pancia in giù, mani sotto la fronte. Alziamo una gamba alla volta, senza piegare il ginocchio, dobbiamo sollevare completamente la coscia da terra, ok? Questo è l'obiettivo. Chi riesce sa già farlo, lo fa più veloce, mantenendo sempre le gambe tesissime. Se vi sentite super allenati, mani sotto il mento e sollevate anche il petto. Ognuno la propria versione, via. 1, 2, 3, attiviamo i glutei e la bassa schiena. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Riprendiamo il giro, quindi in piedi. Circonduzioni della testa, via, orecchio destro, spalla destra, mentre lo sterno va a sinistra, 2, 3, 4, 5, cambio giro, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Tocco con la mano, la spalla opposta passando da dietro, quindi braccio sinistro teso avanti, destro indietro, lo piego, tocco con la mano la spalla sinistra, via, 2, ruoto bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Mi riposo un attimo, anzi no, non ci riposiamo, partiamo subito, incrocio avanti e vado in punta di piedi, 1, 2, 3, vado bene in punta di piedi, 4, quindi vado ad appoggiare solo sul dita dei piedi, apro il petto, quando salgo contraggo bene addome e glutei, ancora 3, 2, 1 e stop, braccia divaricate, piedi leggermente divaricati, tergicristallo, alzo, passo con le mani davanti alle spalle, scendo, 1, 2, gomiti alti, fermi, 3, lavoriamo bene con la cuffia dei rotatori, 4, scapole unite, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al contrario, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Tocchi, cielo, terra. Inspiro, mi allungo in alto e espiro, scendo, vado in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. Squat, scendo lentamente, controllo bene che le ginocchia vadano in direzione delle punte di piedi, ovvero leggermente verso l'esterno, pancia e schiena dura, petto aperto, via, scendo, salgo, 1, scendo, salgo, 2, scendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci mettiamo a terra come prima, crunch o sit up, ognuno il suo, 10, pronti? Via, 1 per entrambi, gambe piegate e piedi appoggiati, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci giriamo, ok, mani sotto la fronte, sollevo una gamba alla volta, via, 1, oppure bene veloci, 2, come avete fatto prima, 3, 4, attiviamo glutei e bassa schiena, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, bevete ragazzi oggi, bevete, sorseggiate sempre un po' d'acqua. Ora vi faccio vedere i 4 esercizi del primo circuito. Prima però apro la finestra che sennò crepo in diretta. Ok, allora facciamo, ve lo faccio vedere senza pesi. Anzi, vabbè, tengo vicino. 10 su uno squat. Quindi piedi più larghi del bacino, petto aperto, schiena bene in posizione neutra, quindi leggermente inarcata, punte dei piedi bene verso l'esterno, scendo e salgo. Quando scendo, sedere va sempre indietro, quando salgo le ginocchia non collassano verso l'interno, sempre bene verso l'esterno, quindi su, giù, ne facciamo 10. Poi subito 10 squat normali, controllando bene
il movimento. Se 10 ripetizioni per il carico che avete sono troppo poche, fatene semplicemente molto più lente, ok? Fatti 10 e 10 per le gambe. Se volete cambiate il peso più leggero, almeno, o se no tenete il peso che avete per le gambe. Facciamo 15, alzate laterali mantenendo un busto flesso avanti, ok? Spalle aperte, alzo bene, polso e gomito fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Dopo 15, curl più press, quindi palmi rivolti verso l'interno, porto i pesi alle spalle, li stendo avanti. E per scendere, movimento inverso. Ci sono io, vi guido io, non vi preoccupate, vi volevo solo far vedere questi esercizi. Teniamo 60 secondi di recupero tra un giro e l'altro. Lo ripetiamo 4 volte questo circuito. Quindi forza e coraggio. Faccio partire la musica. La music. Ok, dov'è? Perché non mi va? Ok, quindi pesi in mano, partiamo con i 10 sumo squat, pronti? Gambe bene divaricate, via, pesi li teniamo all'interno delle gambe, scendo e salgo, 1, 2, petto aperto, 3, strizzo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, 10. Avvicino i piedi, 10 squat normali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio il peso, se ho il peso pesante, altrimenti lo tengo. Teniamo i piedi larghezza del bacino, busto flesso avanti. Inspiro, allungo bene la schiena, addome indietro, schiena dura e apro lateralmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, torno in piedi, curl, pesi alle spalle, press, distendo in alto, scendo, curl, press e scendo, spalle, scendo, ritorno giù. Quando distendo le braccia, i pesi sono sopra le spalle, la testa leggermente avanti, via, 6, su, stendo, scendo. 8, su, stendo, scendo, 9, su, stendo, scendo, 10, su, 11, 12, 13, 14 e 15, stop, recuperiamo. 60 secondi, se avete domande è il momento per le domande, altrimenti recuperate tranquilli bevendo un po'. Ila, ti tolgo il muto io? Perché non riesco? Unmute? Non riesco a toglierti, Ila. Eccola, no, te lo sei rimesso, ti sei rimesso muto. Ecco, così? Eccoci, sì. Ecco, no, abbastanza bene. Ok,
Modulate il peso, ovviamente non è che tutte le volte dobbiamo andare al massimo, soprattutto se avete caldo e soffrite il caldo, va bene anche solo muoversi, quindi piuttosto va bene anche fare tutto a corpo libero. Non stiamo seguendo un progetto per diventare enormi, solo per stare in forma, quindi ogni giorno è diverso, regolatevi. Anch'io tengo così, sono 6 per le gambe e 3 per le braccia. Perfetto. Quindi sono 6 e 12. Perfetto. Ottimo. Poi, se non ce la faccio, mollo. Esatto, l'importante è quello. Partiamo fra 5 secondi, di nuovo sumo squat più squat normali, pronti? Via! Scendo e salgo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, avvicino i piedi, pesi quindi all'esterno delle gambe, sempre punte verso l'esterno, scendo, salgo, 1, 2, 3, scendiamo bene col sedere, 4, almeno all'altezza delle ginocchia con la schiena drittissima, 5, 6, 7, guardiamo avanti, abbiamo un vaso sopra la testa che non dobbiamo far cadere, 9 e 10, cambiamo i pesi, chi li deve cambiare? Busto parallelo al pavimento, pronti? Via, 1, 2, 3, lavoriamo con le scapole, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Sempre petto ben aperto in questi esercizi. Scapole vicine, via, pesi alle spalle, stendo in alto, scendo, stendo giù. Su, stendo, scendo, giù, 2, 3, se è troppo leggero il peso qua potete andare semplicemente più veloce, ok? Curando bene l'esercizio, quindi distendo bene i gomiti, i polsi vanno sopra le spalle, ok? Su, stendo, scendo, giù, ok? Ognuno ha il proprio ritmo, altrimenti cercate di tenere il mio, siamo a 9, 10, scendo, peso alle spalle, stendo, scendo, peso alle spalle, stendo, scendo, schiena dritta, gli ultimi due, l'ultimo, e stop, recuperiamo un attimo e siamo a metà di questo primo circuito. Respirare bene, bevete un pochino. Ok. Zani, non hai la felpa su oggi? Oggi avevo caldo anch'io, mio padre mi fa, ma vai. Io ho appena finito di giocare a tennis, si sta benissimo. Grazie. È una famiglia di matti, allora non sei solo tu pazza. C'è proprio umidità. Ci sono anche 42 gradi all'ombra, eh? Così. Pesi in mano. Così non ho freddo. Meno male. Gambe bene divaricate. Terzo giro. Punte dei piedi in direzione. Ginocchia in direzione delle punte dei piedi. Pesi in mezzo alle gambe. Scendo. Salgo. 1. 2, strizzo bene, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9 e 10. Avvicino i piedi, squat normale. 1, pesi all'esterno, 2, 3, 4, schiena dura, 5, 6, petto aperto, 7, 8, 9, l'ultimo, 10. Cambiamo i pesetti, pronti? Busto parallelo al pavimento, gambe leggermente piegate, pancia e schiena durissime. Se non riusciamo a tenere la schiena dura, non ha senso farlo perché ci facciamo male. Quindi solleviamo un pochino di più il busto. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 4, 3, 2, 1, torno su, Carlo, piego le braccia, press, stendo in alto, giù, su, scendo, 2, piego, stendo in alto, scendo, 3, piego, stendo in alto, scendo, 4. Non facciamo il pendolo né con la schiena né con le braccia. Fermiamo bene i pesi di fianco al busto. Su, scendo, 6, su, scendo, 7, su, scendo, 8, via, 9, 10, gli ultimi 5, 4, 3, 2, 1, ok, 60 secondi di recupero, io recupero seduta, se no non ne la faccio più oggi. Ragazzi, ricordo, è un workout incentrato sulla forza, quindi per farlo in questi termini dovete aumentare leggermente il peso. Le pulsazioni aumenteranno comunque, perché ovviamente lavoriamo con dei carichi un pochino più pesanti. Se volete farli più leggeri, non c'è problema, aumentate le ripetizioni nella parte di gambe, rallentate l'esecuzione. Ognuno quello che si sente. Partiamo tra 10 secondi per l'ultimo giro. Pesi in mano, pronti? Via! 1, 2, 3, 4, apro bene le gambe, 5, 6, 7, 8, scendiamo col sedere, 9 e l'ultimo 10. Avvicino i piedi, squat normale, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, petto aperto, 7, 8, andiamo indietro col sedere, 9 e 10, non avanti con le ginocchia, cambio un attimo i pesi. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, guardo a terra un punto davanti a noi, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1! Ok, piego le braccia, pesi alle spalle, stendo in alto, scendo giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1. Recuperiamo un attimo e facciamo secondo esercizio, di cui faremo solo 3 giri. Facciamo 12 per gamba, anzi no, lavoriamo, scusate, prima su una gamba con gli affondi bulgari, quindi con il piede sul rialzo. Mi avvicino un attimo per farvelo rivedere, poi mi allontano però. Affondi bulgari, vi ricordo, appoggiate o il collo del piede o le punte del piede dietro, scendo e salgo. Non si vede bene il mio piede a terra. Deve esserci abbastanza spazio tra il piede davanti e il piede dietro, in modo tale da mantenere il ginocchio della gamba avanti sempre all'altezza della caviglia o leggermente avanti. Fatti 12 con ad esempio la gamba sinistra avanti, la gamba sinistra la mettiamo sullo step, facciamo 12 salite solo con la gamba, cioè il piede sinistra. Rifacciamo tutti dall'altra gamba e poi facciamo i tricipiti con il busto flesso avanti, ok? Quindi questa parte è più gambe. Usate, visto soprattutto il primo esercizio, usate un carico medio in modo tale da fare bene tutte le ripetizioni. Recupero il cuscino per il mio piede, che sennò mi dà fastidio la sedia. Allora, io ad esempio, visto che è un po' le caviglie ballerine, oggi preferisco fare tutto senza peso e concentrarmi nel non fare questo movimento col ginocchio. Ognuno il suo. Se tenete il peso di prima, idealmente usate quello più per delle braccia che delle gambe, perché lavorare sempre, lavorare unilateralmente su una gamba è più intenso ovviamente. Quindi cerchiamo di fare gli esercizi prima di tutto in maniera corretta. Lavoriamo con la gamba destra avanti e il piede sinistro dietro sulla sedia. Ruoto bene il piede, se tengo il collo del piede in appoggio, se no le dita. Scendo e salgo. 1, 2, mani sui fianchi se non ho i pesi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, più scendo più faticoso, 9, 10, 11 e 12. Tolgo il cuscino se lo avete anche voi, mettiamo il piede destro sopra lo step, cerchiamo di salire senza darci lo slancio con la gamba sinistra, via, 1, 2, mani sui fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Benissimo. Tutto sull'altra gamba. Piede sinistro avanti ora. Piede destro dietro. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Piede sinistro sul rialzo, pesi di fianco alle gambe, oppure senza pesi, mani sui fianchi, via. 1,
terra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pesetti in mano, 15 tricipiti. Per fare bene i tricipiti, stendiamo forte questo braccio, distendiamo il gomito. Busto parallelo al pavimento. Pronti? Via. 1, piego, stendo. 2, 3, contraete i tricipiti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gomiti fermi, 13, 14 e 15. Ok, recuperiamo 60 secondi, facciamo il secondo giro. Per i primi due esercizi, se 12 ripetizioni sono tante, fatene di meno. Dovete immaginarvi di dare priorità alla forza e quindi all'esecuzione dell'esercizio. Non che di solito non la diamo, però oggi a maggior ragione per costruire un po' il muscolo bisogna avere un range di movimento ampio. Quindi piuttosto facciamone 9, 8 di affondi, scendendo più vicino possibile a terra col ginocchio, piuttosto che fare sali e scendi minimi e farne 12. Pollici in su tutti, direi. Partiamo da 5 secondi. Teniamo ora il piede sinistro davanti. Pronti? Via! 1, 2, lavoriamo col tallone avanti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Piede sullo step, sempre il sinistro, via, 1, 2, il piede destro non appoggia mai, 3, 4, per salire busto si sposta leggermente avanti, peso su tutta la gamba e non appoggi, su tutto il piede sopra il rialzo, siamo a 8, 9, 10, 11 e 12. Ok. Piede a destro, piede destro avanti. Piede sinistro dietro. Ruoto bene. Pronti? Via, scendo e salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Piede destro sopra. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
allungamento, tricipiti, via, 1, 2, strizzo bene i tricipiti, 3, 4, gambe leggermente piegate, 5, petto aperto, 6, porto il gomito sempre alla stessa altezza, alzo dietro il polso, lo porto all'altezza del gomito, 12, 13, 14 e 15. Ok, respirate bene, manca l'ultimo giro, forza e coraggio. Partiamo fra 40 secondi. Se avete esagerato con i pesi, potete anche diminuirli leggermente. L'importante è mantenere bene ampio tutto il movimento di ogni singolo esercizio. Partiamo fra 20 secondi. Con il piede sinistro avanti e il destro appoggiato dietro. Mi raccomando, petto aperto, schiena dura, pancia dura. Pronti? Abbiamo detto sinistro avanti, giusto? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se non avete i pesi, mani sui fianchi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, piede sinistro su rialzo, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoriamo bene sulla gamba in appoggio, 7, 8, 9, 10, 11, l'ultimo, 12, piede destro avanti, sinistro dietro, appoggio bene il piede sul rialzo, più scendo col ginocchio più sarà intenso, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stendo bene la gamba destra, 7, schiena dura, 8, aprite il petto, 9, per l'equilibrio guardiamo un punto da terra davanti a noi, 11 e 12, destro sopra, pronti, 1, 2, dai, penultimo esercizio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ottimo! Ultimo esercizio. Pesetti in mano. 15 tricipiti. Pronti? Busto fesso, parallelo al pavimento. Piego, stendo. 1, 2. Piego, polsi alle mani. 3. Polsi, scusate, alle spalle. Stendo, mani dietro. 6. 7. Stendo. 8. Strizzo i tricipiti. 9. 10. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bene, come va? Abbiamo perso qualcuno per strada? Oh. No, presente. Bravi, siete riusciti a fare tutto? Sì. Bravi. Ok.
segnatevi su un quadernino, prendete l'abitudine di segnarvi i carichi che usate più o meno, cioè se usate, abbiamo fatto 10 più 10 di squat, segnatevi che avete usato il peso X, in modo tale così poi di avere idea per i prossimi allenamenti. Ora facciamo il nostro defaticamento già da sdraiati. Ci mettiamo con le gambe a squadra, quindi busto a terra, gambe verso il pavimento, verso il soffitto. Siamo qua almeno 20 secondi, li conto io. Le gambe e le ginocchia possono anche essere sbloccate, l'importante è che siate comodi in modo tale da incominciare a far defluire il sangue dalle gambe che abbiamo usato tanto al centro del corpo. Incominciamo a fare alternando il piede, uno lo punto a ballerina, l'altro a martello, ok? Via, 10 secondi così, uno lo stendo, uno lo piego. Se avete i crampi non lo fate ovviamente. Ancora 5 secondi così. Ok, facciamo dei cerchi con i piedi. Le braccia sono attive lungo i fianchi. Cerchi verso l'interno. Cambio giro verso l'esterno. Ok, fermiamo le gambe, scioglietele un attimo proprio a partire dai piedi. Ok, appoggio le gambe, piedi a terra, stendo la gamba sinistra, porto il ginocchio destro bene al petto, tiro bene, rilassiamo l'anca sinistra, cerco di avvicinare più che posso il ginocchio destro al petto, stendo la gamba destra, mi afferro il polpaccio o se ci arrivo il tallone e tiro la gamba verso il petto. Mi raccomando, dobbiamo tirare il gluteo e il bicipite femorale, quindi se non riesco a stendere la gamba e la tengo semipiegata, la tengo sempre piegata nello stesso modo, non è che più avvicino più la piego, perché altrimenti non serve nulla per lo stretching. Tengo uno, due, pensate di avvicinare lo stinco alla fronte, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stendo la gamba destra, piego la gamba sinistra, porto bene al petto. Cerchiamo di avvicinare più che posso proprio il ginocchio alla spalla. La gamba destra è incollata al pavimento, rilassata. Mi afferro il polpaccio o il tallone e tiro tutto verso il busto. 1, 2, piede attivo, 3, 4, 5, 6, 7, tiriamo bene, 8, 9 e 10. Piego le gambe. Avvicino i talloni ai glutei, i piedi sono leggermente divaricati, mantenendo la stessa distanza tra i piedi, cerco di portare entrambe le ginocchia verso destra. Ovviamente i piedi non saranno più in appoggio sulla pianta del piede, ma un piede sul taglio esterno, un piede sul taglio interno. Ritorno al centro, andiamo dall'altra parte. Cerchiamo di sollevare il meno possibile l'anca opposta dove vanno le ginocchia. Torno su. Vado, destra, centro, sinistra, su, destra, centro, sinistra, su, destra, teniamo 5, immaginatevi di avvicinare entrambe le ginocchia al pavimento, 4, 3, 2, 1, salgo, entrambe le ginocchia a sinistra, anche qua cerco di avvicinarle tutte e due al pavimento, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, mi giro su un fianco, ultimo esercizio di allungamento, gambe leggermente divaricate, spostiamo i glutei in modo tale da appoggiare bene gli ischi,
Inspiro, mi allungo in alto e espiro, cerco di andare a afferrarmi i piedi. Se non riesco, mi afferro gli stinchi o le caviglie. Rilasso sia il collo che la schiena. Via, 1, 2, 3, 4. Immaginatevi di dover allungare la parte bassa della schiena prima di tutto e a seguire la parte posteriore delle gambe. Tenere, tenere, ancora 10, 9, tiriamoci con le braccia verso le gambe, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, benissimo. Abbiamo finito.